Ci siamo, nuova puntata. Abbiamo anche provato una sigla nuova che ci avete donato proprio voi da casa, perché sapete che in questa sezione, in questo momento storico, sono graditissime le donazioni, ovviamente sia in abbonamenti, sostentamenti, bonifici, PayPal, PostePay e quant'altro, ma anche in prestazioni. Quindi, se avete delle peculiarità e delle facoltà artistiche, ben venga, stiamo scoprendo tanti grafici, tanti montatori video, tanti talenti anche in ambito musicale, e questo è uno dei doni che ci è stato fatto. Quindi grazie di cuore per questa nuova sigla anche del Sentiero di Atlantide che per un po' ci accompagnerà. Bentornato, ben arrivato Nicola, come stai? Tutto bene, ciao Gianluca, buonasera a tutti gli ascoltatori. Questa sera ci aspetta una puntata molto difficile. Il lavoro sarà arduo poiché ti muovi e ci muoviamo in un sentiero più che minato. Quindi dovremo fare particolare attenzione alle parole che useremo, ma il pubblico è preparatissimo e riuscirà a scorgere tutti i riferimenti all'attualità e alla storia. Bentornati, fedelissimi veterani e abbonati. Bentornato Mesby in regia. Non molliamo un colpo, sempre 7 su 7 insieme a voi. Mi fa piacere, grazie di cuore Marzia. Mi fa piacere che le nostre dichiarazioni, i pezzi delle nostre puntate girano veramente tanto quotidianamente. Mi segnalano, guarda, ti hanno ripreso su Twitter, guarda, hanno preso il discorso di Nicola su Telegram, guarda, cioè, quindi un abbraccio anche ai canali che clippano e un abbraccio anche ai clippatori seriali che sono anche presenti con noi. Ho ricevuto e ho ripostato anche la parte quella più divertente. Oltre alla memeteca ci hanno dedicato anche un intero collage alla nostra Minnie, che oggi è con mia figlia, quindi ogni tanto compare, e quindi veramente ce n'è per tutti. Grazie sia anche per questi omaggi. Tutto fa squadra e c'è bisogno di energia, perché non so se sei d'accordo con me, Nicola, ma siamo ad un momento cruciale. Decisamente. Siamo ad un momento cruciale come pochi ce ne sono stati nella storia. E stasera di storia parleremo, sarà una puntata complessa, quindi vi invito a prestare la massima attenzione. È una puntata particolare perché in tutto il corso delle puntate del Sentiero di Atlantide io ho cercato, nei limiti del possibile, di fornire delle risposte. È un po' anche quello che io faccio nei libri. Ci sono tanti autori che si limitano a porre interrogativi. Ma sarà andata così? Forse è successo questo? Io nei miei libri, nelle mie ricerche, anche in questo ciclo di trasmissioni, ho sempre cercato di rispondere a tanti interrogativi. Questa sera non sarà possibile dare tutte le risposte, anche perché non le abbiamo. Sarà una puntata particolare perché forse per la prima volta non darò risposte assolute, ma porrò degli interrogativi, porrò dei dubbi. E di dubbi vedremo ce ne sono veramente tanti. Abbiamo fatto già l'anno scorso una puntata dedicata ai grandi reset del passato. Una puntata in cui ho focalizzato l'attenzione sul fatto che effettivamente nella storia ci sono stati dei momenti che possono essere inquadrati come veri e propri reset geografici, politici, sociali, economici, orografici, momenti in cui il mondo è cambiato, momenti in cui la civiltà è stata anche azzerata, momenti in cui tante situazioni politiche, sociali, economiche, climatiche sono ripartite praticamente da zero secondo nuovi parametri. Nell'ambito di quella puntata che abbiamo fatto l'anno scorso, dedicata appunto ai grandi reset della storia, ho fatto un cenno alla peste nera del XIV secolo. Ma è stato un cenno fugace. Non ho avuto modo di approfondire adeguatamente la questione, anche perché non c'era tempo, anche perché nello spazio di un'ora, un'ora e mezzo, non è sempre possibile approfondire adeguatamente determinate questioni.
E stasera quindi io vorrei focalizzare proprio l'attenzione sulla peste nera del 300, su quello che c'è stato dietro, sugli aspetti politici, economici in primis, sociali, demografici, climatici del mondo allora conosciuto, in rapporto con il nostro presente, perché facendo delle ricerche incrociate ho trovato delle analogie inquietanti, analogie sulle quali è doveroso riflettere, perché queste analogie aprono le porte a tutta una serie di pesanti interrogativi che chiedono, che pretendono delle risposte. Ebbene, parliamo di demografia. L'impero romano raggiunse all'epoca degli Antonini il massimo picco demografico e di conseguenza anche il massimo punto di splendore economico, di ricchezza, di abbondanza. Fra l'impero di Marco Aurelio e quello di Traiano, stiamo parlando del secondo secolo d.C., l'impero romano raggiunse la sua massima espansione geografica e la sua massima espansione demografica. Tant'è che due secoli dopo, al tempo del famigerato imperatore Teodosio che varò l'altrettanto famigerato editto di Tessalonica, del quale tanto abbiamo parlato, che è molto paragonabile come misura ricattatoria a certe pratiche odierne, e l'impero romano aveva già perso oltre 20 milioni di abitanti. Dai circa quasi 70 milioni, potremmo dire, all'epoca di Traiano, al tempo di Teodosio, tempo dell'editto di Tessalonica, per darvi un'idea, inquadriamolo storicamente, siamo a 380 d.C., l'impero romano raggiungeva a stento i 45 milioni di abitanti. Questo calo demografico era dovuto a tutto un insieme di fattori, alla perdita di alcuni territori che erano stati invasi, e territori sui quali l'impero non riusciva più ad avere un controllo, a tante carestie, alla mancanza di sicurezza, alla mancanza di manutenzione stradale e delle infrastrutture. Tutto era in declino, tutto era in decadenza. L'impero romano poi d'Occidente finì, era ridotto al fantasma di se stesso, al tempo di Romolo Augusto, no? L'ultimo imperatore che guarda caso ebbe il nome del primo re di Roma. Un nostro ascoltatore nella chat ha citato in causa Giambattista Vico, non a caso, perché Vico ha parlato nei suoi testi dei corsi e ricorsi della storia, dimostrandone l'ineluttabilità. In effetti è vero, la storia si presta a dei corsi e ricorsi e a volte a delle sorprendenti e inquietanti analogie e ripetizioni. Ma cerchiamo di capire cosa è successo prima della peste nera del 300, partendo un po' da lontano, perché da lontano dobbiamo partire. Con la caduta definitiva di quel poco che restava dell'impero romano d'Occidente, mentre l'impero bizantino è sopravvissuto altri 1000 anni, lo sappiamo, ma parliamo dell'Occidente, Occidente che riguarda non solo l'Italia, ma che riguarda la Germania, la Gallia, cioè l'odierna Francia, la penisola iberica, in Nord Europa, le isole britanniche. A quei tempi è caduto l'impero d'Occidente con l'avvento dei regni romano-barbarici che ereditarono in parte la cultura latina, ma soltanto in parte. L'Europa occidentale andò incontro ad un inesorabile e progressivo declino. Già negli ultimi anni dell'impero romano era pericoloso viaggiare,
perché le strade non erano più praticabili per mancanza di manutenzione, per assenza totale di sicurezza. Non c'era più nessuna forza militare che presidiasse le strade. Tutte le legioni erano impegnate in guerre di confine, mancava la sicurezza, mancava l'igiene, mancava la sicurezza di poter viaggiare in tutta tranquillità. Tant'è che se guardate un film molto particolare, che è The Redditum, che parla di un viaggio, è veramente inquietante, perché parla di un viaggio di un ricco possidente che deve andare da Roma alla Gallia per motivi burocratici, amministrativi, per fare dei documenti. Questa persona sceglie di viaggiare via nave perché le strade non erano più praticabili. Pensate, ed eravamo alla fine del IV secolo d.C. E conseguentemente ci fu la crisi alimentare, ci fu la crisi agraria. Roma perse, perché cadde l'impero d'Occidente? Perché perse in Nord Africa. Con l'invasione dei Vandali del Nord Africa, Roma perse gli ultimi granai, Roma perse gli approvvigionamenti alimentari, perché in Italia non si coltivava quasi più niente. Tutto era in mano a grandi latifondisti e la produzione era scarsissima. Tutto il grano veniva dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'Algeria. Dopo ci fu la fame, le guerre, i disordini, le prevaricazioni. E l'Europa si avviò verso un inesorabile declino che perdurò quantomeno fino alle soglie dell'anno 1000. Andò sempre più giù, culturalmente. Ci fu un analfabetismo di ritorno mostruoso, mentre ai tempi dell'impero romano c'era un'elevatissima alfabetizzazione, anche fra i ceti più umili, anche fra i contadini. L'Europa alto medievale è stata veramente triste. A me non piace definire, per partito preso, il Medioevo secoli bui. Ci sono state molte dispute a riguardo, no, su questa definizione, ma non possiamo non definire secoli bui i secoli dell'Alto Medioevo, perché sono stati terribili. Terribili per il declino umano, per il declino sociale, per il declino economico. Grandi città si erano spopolate, la stessa Roma era spopolata e dove c'erano i monumenti più grandiosi pascolavano le pecore, crescevano gli alberi. Tutto era tornato al declino più totale. Le grandi città si andavano spopolando, nacquero piccoli borghi ci sarebbe poi stata la rivoluzione dei comuni, come l'abbiamo conosciuta poi nel Medioevo, e va bene. Ma questo inesorabile declino vide un cambio di rotta dall'anno 1000 in poi, anche per motivi climatici. Dal 1000 fino al 1300 ci fu il cosiddetto periodo caldo medioevale, un periodo di clima decisamente mite che permise, fra l'altro, ai vichinghi di colonizzare la Groenlandia, per esempio, che all'epoca era completamente verde, ricoperta di foreste, non da ghiacciai come oggi. Un periodo caldo che favorì incredibilmente i commerci, gli spostamenti, i viaggi, le transazioni commerciali, portando a un'incredibile espansione economica. Perché l'economia sarà il nodo fondante del discorso di stasera. E capiremo perché. Questo periodo caldo quindi favorì incredibilmente l'economia, e quando l'economia cresce, quando c'è un'euforia economica, una crescita, c'è anche una crescita demografica, perché più le persone stanno bene, più tendono a fare figli. Più le famiglie diventano numerose. E
E questo andò avanti fino a tutto il 1200, fino ad arrivare poi alle soglie del 1300. Tante cose erano cambiate e si era innescata anche una stabilità politica. Una stabilità politica che era venuta meno con i regni romano-barbarici, poi con i Goti, con i Longobardi. E l'impero carolingio, nel bene e nel male, portò stabilità. Portò una certa stabilità e la garanzia di una certa sicurezza. Ci fu una grande ripresa della manutenzione degli edifici pubblici, delle infrastrutture, delle strade. Le persone tornarono a viaggiare in sicurezza. Le persone tornarono a comunicare, si amplificarono i contatti fra paese e paese, fra nazione e nazione. Gli scambi commerciali di conseguenza e, non è poco, gli scambi umani, gli scambi culturali, gli scambi letterari. Ci fu un fiorire della cultura che aprì poi le porte all'umanesimo, che fu l'apripista del Rinascimento. Ma questo periodo caldo medievale si esaurì alle soglie del 1300. A quell'epoca l'economia era molto cambiata rispetto agli anni precedenti. Si erano verificate delle situazioni del tutto nuove, ovvero situazioni del tutto nuove che già erano cominciate ai primi del 200. C'era stata, in conseguenza di questa grande espansione economica, era nato il sistema bancario. Dove? In particolare a Firenze. A Firenze delle famiglie molto importanti, come gli Acciaioli, i Bardi, i Peruzzi, detenevano il monopolio del sistema creditizio a livello europeo, mediterraneo e oserei dire mondiale. I Templari, l'ordine del Tempio, l'ordine dei poveri cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, e nel periodo immediatamente successivo alla caduta di Gerusalemme, quando si radicarono stabilmente in Francia e in tutta Europa, quando crearono uno Stato nello Stato, quando crearono di fatto una realtà parallela intoccabile che si stava per sostituire al potere papale, diciamolo francamente, i Templari crearono un sistema bancario che niente aveva da invidiare a quello odierno. Furono i Templari sostanzialmente, mentre le prime banche fiorentine, alla pari di altre banche simili veneziane oppure delle Fiandre o del nord Europa, si limitavano al prestito. I Templari inventarono il moderno sistema bancario con le lettere di credito. Per esempio, loro aprirono filiali in tutta Europa, ovunque avevano il controllo di territori, quindi praticamente ovunque. Un commerciante che partiva da Roma, che era magari diretto a Parigi, non aveva più bisogno in questo caso di portarsi dietro grandi quantitativi di contante per trattare i propri affari, con il rischio magari di essere derubato lungo la strada. Semplicemente lui si recava nella sede templare più vicina, depositava una certa somma, riceveva in cambio una lettera di credito, la città dove lui era diretto, fosse stata Parigi, Lione, oppure Francoforte, Amburgo, Copenaghen, la filiale, diciamo, del tempio di tale città riceveva contemporaneamente una lettera cifrata. Tutto veniva cifrato anche perché se certe lettere cadevano in mani sbagliate erano del tutto incomprensibili. Questa lettera cifrata garantiva che questa persona ricevesse poi al proprio arrivo
il proprio denaro. Bastava che si presentasse a un banco templare, chiaramente pagava una commissione per questo servizio, commissioni che diventarono sempre più salate, sempre più esose. Ma questa fu l'invenzione del credito. E non solo, i templari iniziarono a prestare denaro a dismisura. I templari erano ricchissimi, avevano delle ricchezze in costante crescita, dovute principalmente alle donazioni. Le famiglie più abbienti, le famiglie più ricche, le famiglie nobili più importanti d'Europa facevano a gara, sgomitavano per mandare i propri figli cadetti nell'ordine del Tempio e elargivano enormi somme. Avevano capito che chi comandava erano i templari. Mentre il Vaticano languiva, non aveva più un centesimo nelle proprie casse, è arrivato in dei momenti particolari della storia a dover... ci sono stati dei pontefici che addirittura hanno disfatto le copertine d'argento di alcuni libri della Biblioteca Vaticana per fare cassa. E fra l'altro, Nicola, apro una parentesi, sì. Anche questo è collegabile in maniera ciclica con quello che stiamo vivendo, perché proprio in questi giorni arrivano notizie che il Vaticano non è messo benissimo, usiamo un eufemismo. Ecco, scusami, torniamo prima. No, dopo arriveremo ai collegamenti e poi, visto che siamo in diretta, dopo preparatevi anche alle domande, ci tenevo a dire questo. Chiusa questa parentesi, l'ordine del Tempio, sappiamo com'è andata, no? Viene attribuito lo scioglimento e la persecuzione dell'ordine dei Templari alla bramosia di ricchezze o all'invidia di Filippo il Bello. La storia purtroppo va avanti per stereotipi, va avanti per luoghi comuni, e molto è da riscrivere la storia, parliamoci chiaro. Filippo il Bello è stato demonizzato, Filippo IV, Filippo Valois, è stato demonizzato per secoli per aver osato bloccare lo strapotere dell'ordine del Tempio. I templari dovevano obbedienza soltanto al Papa formalmente, in realtà non erano neanche più controllati dal Papa. I templari esercitavano il controllo direttamente su un terzo del territorio europeo, territorio che era di loro stretta competenza, sul quale i monarchi non potevano esercitare alcunché. Non potevano non solo esigere le tasse, il pagamento dei tributi, ma non potevano neanche mandarci i propri eserciti. Era un controllo diretto e i templari non rispondevano a nessun vescovo, non rispondevano al potere politico, non rispondevano a niente, ufficialmente solo al Papa, in realtà rispondevano a se stessi e prestavano denaro alla stragrande maggioranza dei sovrani europei e anche non europei, anche a diversi potentati arabi e del Medio Oriente. Fatto sta che Filippo IV è stato demonizzato perché, dopo vari tentativi, decise con un'operazione ben pianificata e anche con l'aiuto di Bertrand de Got, che era un suo amico d'infanzia, che poi fece il doppio gioco in realtà, che venne eletto Papa, Clemente IV, e riuscì a fare arrestare i templari sul territorio francese nel 1307 e a scatenare una vera e propria caccia al templare parallelamente in diverse altre nazioni europee. La persecuzione dei templari è storia, magari torneremo a parlarne, in parte ne abbiamo già parlato, non è il tema di stasera, ma anche se la persecuzione dei templari non andò come era stato previsto da Filippo il Bello, l'ordine del Tempio di fatto sopravvisse sotto altre forme, i territori dell'ordine del Tempio, i beni che sarebbero stati destinati all'ordine di San Giovanni e agli ospitalieri, in realtà non tutto andò all'ordine di San Giovanni, perché è dimostrato che buona parte delle ricchezze templari restarono in mani templari.
In tante nazioni non ci fu mai di fatto una persecuzione. Parliamo della Scozia, parliamo del Portogallo. Però la sospensione dell'ordine del Tempio provocò l'implosione del sistema finanziario, della enorme rete finanziaria creata dai Templari. Era una rete estesissima. I Templari erano potentissimi dal punto di vista economico. Erano diventati il principale motore economico dell'Europa. Tantissime attività commerciali e imprenditoriali, anche industriali, potremmo dire, dipendevano dall'ordine del Tempio. L'ordine del Tempio favoriva l'agricoltura con prestiti mirati. L'ordine del Tempio favoriva i commerci via nave con le proprie flotte, finanziava l'imprenditoria privata e tanti imprenditori, tanti proprietari di manifatture, soprattutto tessili, si rivolgevano non ai banchieri del proprio territorio, ma all'ordine del Tempio per avere crediti. Questa situazione venne meno chiaramente perché, anche se i Templari sotto varie forme sopravvissero, non poterono più esercitare il monopolio del controllo economico dell'Europa. E potenti famiglie bancarie, in particolare i Bardi e i Peruzzi di Firenze, che già avevano operato in stretta sintonia con i Templari, non entrarono mai in conflitto con loro, ma ci fu sempre una conveniente collaborazione, si trovarono la strada spianata per esercitare un nuovo monopolio. Per farvi un'idea di quanto fossero potenti queste famiglie, possiamo solo fare il paragone con i due principali fondi sovrani di oggi, il BlackRock e il Vanguard. Siamo a quei livelli lì. Nella prima metà del 300, venuto meno il potere dell'ordine del Tempio, le famiglie fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi gestivano tutta l'economia europea. Non c'era settore imprenditoriale, mercantile, agrario che non fosse sotto il loro controllo. Loro prestavano soldi a tutti i settori dell'economia, in tutta Europa e oltre. Loro prestavano soldi al Vaticano, loro prestavano soldi a tutti i monarchi d'Europa. Avevano un volume d'affari impressionante, ma a un certo punto fallirono. E fu un fallimento pilotato. Fu un fallimento molto, molto, molto strano. Molto strano. Io qui ho alcuni dati, solo per darvi un'idea del potere che aveva questa gente. E badate bene, i medici ancora, all'epoca erano semplici mercanti. I medici non si erano ancora affermati come banchieri. I medici riusciranno ad avere il monopolio di una certa attività bancaria soltanto dopo la scomparsa di questi colossi, dei Bardi e dei Peruzzi, e di conseguenza degli acciaioli e di altre famiglie bancarie minori. La stessa città di Firenze, dove i Bardi e i Peruzzi esercitavano, dove avevano la loro cabina di regia, chiaramente, era indebitatissima nei confronti di queste famiglie, che avevano le mani in pasta in tutti i settori. Addirittura, al tempo della guerra contro gli Scaligeri di Verona, il comune di Firenze, e qui siamo verso il 1336-1338, si ritrovava debitore ai Bardi e ai Peruzzi per 450.000 fiorini d'oro, una cifra esorbitante che oggi sarebbe pari al PIL di intere nazioni europee, se dovessimo paragonarla e aggiornarla ai moderni parametri. Un fiorino d'oro pesava 3 grammi e mezzo.
L'indebitamento dopo la guerra contro Lucca di Firenze nei confronti di queste due famiglie arrivò a 600.000 fiorini d'oro. E badate bene, questo era il debito soltanto della città di Firenze. Queste due famiglie avevano le mani in pasta in tutta Europa. Potete immaginarvi le ricchezze che circolavano attorno ai loro nomi. Ma soltanto per la città di Firenze, 600.000 fiorini d'oro per 3 grammi e mezzo, siamo a 3 tonnellate e mezzo d'oro, era il debito che aveva la città di Firenze verso di loro. 3 tonnellate e mezzo d'oro. Chiaramente loro prestavano con estrema disinvoltura, chiaramente con l'autointeresse, denaro anche ai principali monarchi europei. In una situazione molto precaria, fra l'altro, perché l'Europa cominciava a essere dilaniata dalle guerre. Quello che portò al fallimento dei Bardi e dei Peruzzi, fallimento molto strano che ora prenderemo in esame, fu un ingente prestito che loro fecero a Edoardo III d'Inghilterra. Questo sovrano inglese era in guerra contro la Francia. Una guerra che si protraeva da anni e che era senza né vinti né vincitori, anche perché i due eserciti e le due economie sostanzialmente si equivalevano e nessuno riusciva a spuntarla. Questo era ormai l'inizio di quella che sarebbe stata la guerra dei cent'anni, e solo il nome la dice lunga sulla durata. Ebbene, Edoardo III, dopo aver subito sonore sconfitte da parte dei francesi, che a loro volta erano finanziati dai Bardi e dei Peruzzi, cioè questi, il banco vince sempre, no? Loro ragionavano in questi termini, finanziavano entrambi i contendenti in una guerra, dicendo tanto alla fine ci rimborsano entrambi. Il problema fu che Edoardo III non riuscì o non volle rimborsare il proprio debito, un debito colossale, nei confronti dei Bardi e dei Peruzzi. Questo fu un campanello d'allarme, tant'è che queste due famiglie mandarono i propri emissari a Londra quasi ad implorare il sovrano di rientrare, perché si resero conto che avevano fatto forse il passo più lungo della gamba. Niente da fare. Queste delegazioni tornarono a Firenze a mani vuote e non riuscirono a far rientrare il capitale. Questa insolvenza di Edoardo III però fu un precedente che provocò una inaspettata reazione a catena. Per esempio, il re Roberto di Napoli si inquietò non poco, perché anche lui doveva diversi soldi ai Bardi e ai Peruzzi, e il regno di Napoli decise, a scopo cautelativo, di congelare tutti i propri depositi e di ritirarli, perché il regno di Napoli aveva delle ingenti cifre, e fra l'altro sia della corona che poi di diversi imprenditori privati e nobili, depositate in queste due banche, in questi due grandi colossi bancari e finanziari. Questi baroni napoletani sostanzialmente decisero unanimemente di ritirare tutti i loro denari e decisero di farlo simultaneamente. Oggi se i correntisti di una banca decidessero tutti insieme di andare al bancomat e prelevare, questa banca si sa come finirebbe, anche perché il denaro non ce l'hanno. Sappiamo benissimo quanto sia facile, no, creare denaro dal nulla per le banche battendo il tasto di un computer, quanto sia facile per le banche erogare devi fare un prestito, devi fare un mutuo, ora non è più così facile, parliamoci chiaro, però creano dal nulla 100.000 euro, te li fanno figurare sul tuo conto, loro li creano dal nulla, tu devi restituirli dal vero. Cioè, capite il giochetto, con tanto di interessi. Ma quando... Bello, scusami, sì. Se faccio un altro
inciso, ma per chi ci seguirà dal futuro spero sia una storia risolta, però chi ci segue nel presente sa benissimo che infatti è per quello che c'è questa guerra alle filiali, ai bancomat. Quanti bancomat sono rimasti? Ne stanno togliendo quasi tutti, e soprattutto la guerra spropositata al contante. Quindi, abbiamo visto anche Hillary Clinton di recente risorgere dall'oltretomba per scagliarsi di nuovo contro il denaro contante. Perché? Perché non esiste, cioè, nel senso, loro non hanno i soldi, e le persone pensano di avere dei numeri, anzi pensano di avere dei soldi in banca, in realtà hanno solo numeri. Quindi, signori, qui successe l'irreparabile. Ci fu la fuga di capitali. Questa azione di questi baroni e notabili napoletani, che decisero simultaneamente di ritirare i loro depositi presso i banchi dei bardi dei Peruzzi, si trascinò l'emulazione dei principali, quelli che oggi chiameremmo correntisti, di tutta Europa. Tutti simultaneamente volevano ritirare i loro risparmi perché temevano l'insolvenza, temevano di non poterli recuperare in futuro. E alla fine fallirono. Nel 1345. Nel 1345 ci fu il formale fallimento della Banca dei Bardi e della Banca dei Peruzzi. Immaginatevi che falliscano oggi simultaneamente due colossi come BlackRock e Vanguard. Avevano veramente lo stesso potere. I Bardi e i Peruzzi erano capaci di decidere le sorti degli stati. Erano capaci di decidere l'andamento della stessa economia europea, i prezzi delle materie prime in tutta Europa e in tutto il Mediterraneo. Oggi diremmo i prezzi dell'energia, il costo delle bollette, il prezzo del petrolio. All'epoca non c'era il petrolio, c'erano altri parametri, ma loro decidevano tutto. Erano il deus ex machina dell'economia, della finanza europea e mediterranea, e in buona parte mondiale, perché la loro influenza si estendeva oltre Adriatico, si estendeva nei Balcani, si estendeva nell'impero bizantino, si estendeva nel vicino Oriente, in Nord Africa, in tutto il Nord Europa. Sostanzialmente, questo crollo si portò dietro il vuoto, perché non c'era nessuna banca che fosse in grado di sostituirsi come forza, come potenza, come dimensioni a questi due colossi che andarono nel più totale fallimento. Anzi, questi due colossi si trascinarono dietro nel fallimento tante altre banche più piccole che da loro sostanzialmente dipendevano. In particolare a Firenze gli Antellesi e gli Acciaioli, ma tante altre. È stato calcolato che circa 350 piccole banche fallirono a quell'epoca, banche più piccole, di media grande dimensione, che fallirono in conseguenza del fallimento dei Bardi dei Peruzzi, che fu un evento epocale, fu peggio del confronto. Il fallimento Lehman Brothers è stata una passeggiata, cioè la crisi del 29, una passeggiata. Ci fu il crollo dell'economia mondiale con il fallimento di questi due colossi. Quindi che successe? Crollò il mercato immobiliare. Iniziò una spaventosa recessione economica in tutta Europa. Fino a quel momento c'era stata una grandissima euforia finanziaria. Le persone spendevano, le persone investivano. C'era una crescita demografica, oserei dire, incontrollata. C'erano tante città europee che superavano i 100, i 150 mila abitanti. Milano era una di queste, per esempio, Londra lo stesso, Napoli. E in Italia tante città avevano superato i 50 mila abitanti. C'era una crescita demografica
che appunto era stata favorita da questo periodo caldo medievale di cui abbiamo parlato, che portò una grande ricchezza, che favorì enormemente non solo i viaggi, i trasporti, i mercati, ma favorì anche l'agricoltura, favorì le coltivazioni. Da quel momento una tempesta perfetta si è abbattuta sull'Europa. Il fallimento dei Bardi e di Peruzzi fu soltanto l'apripista di questa tempesta perfetta, che pur di per sé era un qualche cosa di gigantesco. E qui c'è una dinamica strana, che adesso prenderemo in esame. Per delle questioni mai chiarite, parallelamente a questo vuoto che si era creato e a questo inizio della recessione, iniziò a crescere a dismisura il valore dell'argento. Badate bene, i principali poteri europei utilizzavano l'oro soprattutto per le transazioni internazionali, per le transazioni fra stati. Il mercato interno era prevalentemente legato alla monetazione d'argento e alla circolazione dell'argento. L'argento si rivalutò sull'oro fino al 40%, improvvisamente. E questo provocò un'enorme situazione debitoria. E provocò svalutazione, perché la moneta aurea non poteva essere toccata. E tentò di farlo Filippo IV in Francia, riducendo la percentuale aurea della moneta, e successe una rivolta colossale. E per motivi di prestigio le nazioni europee non potevano ridurre il valore dell'oro delle proprie monete. Si rivalsero quindi sull'argento, diminuendo la percentuale di metallo fino nelle monete e provocando una svalutazione, un'inflazione, una spinta inflattiva devastante. Oltre a questa spinta inflattiva e a questa recessione fuori controllo, arrivarono anche le piogge e le carestie. Cioè, vi ho spiegato, c'è stata una reazione a catena inquietante. È iniziato a piovere senza soluzione di continuità. Queste piogge per anni hanno devastato i raccolti e hanno provocato la fame e la perdita di raccolti interi per 3-4 stagioni consecutive, distruggendo prevalentemente la produzione cerealicola. I cereali erano la principale fonte di sostentamento delle popolazioni europee. E, guarda caso, appena 2 anni dopo il fallimento dei due colossi, Bardi e Peruzzi, si scatena che cosa? La peste. Quindi abbiamo il fallimento di questi colossi finanziari, che provoca recessione, che provoca svalutazione della moneta, che provo la fame provocata dalle carestie, e improvvisamente nel 1347 ufficialmente in Sicilia, dove vennero registrati i primi casi, arriva la peste nera, la morte nera, che poi in realtà nessuno ha mai saputo appurare esattamente di cosa si sia trattato. C'erano qua devi fare molta attenzione, per chi si fosse sintonizzato solo ora, vedo la chat, molti riescono veramente a capirne tutti i riferimenti al presente, e in questa narrazione proprio Lupus in Fabula compare, guarda caso, quindi sempre in una determinata maniera. E adesso fai solo attenzione, perché è chiaro che stai raccontando di come, per esempio, eventuali sintomatiche siano riconducibili anche ad altro. Quindi non è chiaro che cosa accade. Ma il fenomeno si chiama così. C'erano state in passato pestilenze, epidemie attribuite alla peste.
cioè alla Yersinia pestis, la famosa peste di Atene. Poi in realtà non abbiamo le prove concrete perché è difficile avere dei campioni dopo quasi 2500 anni, ma c'era stata la famosa peste di Giustiniano, che nella seconda metà del 500 d.C. falcidiò soprattutto l'impero bizantino e Costantinopoli. C'erano stati dei casi, chiaramente, sempre provenute dall'Oriente queste pestilenze. Ma per quanto riguarda la famosa peste nera, gli stessi scienziati di oggi pongono tanti interrogativi, perché viene formalmente, non sanno in realtà come si diffuse, e hanno tentato di dare la colpa alle pulci, a pulci portate dai topi, pulci che erano portatrici del batterio della Yersinia pestis. Ma non è stato appurato questo, in realtà non si sa. Si sa solo che le persone morivano, e morivano in grande quantità. Si sa solo che era un qualche cosa di estremamente contagioso, quindi una vera pandemia, una vera epidemia in questo caso, e proveniente dall'Oriente. Le cronache, le fonti del tempo attestano che sarebbe provenuta dalla Cina e dalla Mongolia, seguendo un corso geografico logico, perché si espanse gradualmente verso Occidente, seguendo la via della seta, seguendo le vie carovaniere che mettevano in contatto l'Asia con il Mediterraneo. Seguendo proprio la via della seta, attraverso l'Afghanistan, attraverso la Persia, attraverso la penisola anatolica, e infatti è dal Mar Nero che sarebbe giunta in Sicilia e poi a Genova, poi a Nizza, poi a Marsiglia, diffondendosi inesorabilmente in tutta Europa. E diffondendosi in una maniera strana, fra l'altro. Io ho ripreso, fra l'altro lo potete trovare anche su Wikipedia, no? Su quello sceno, quella pseudo enciclopedia online che spesso e volentieri rappresenta la vulgata di regime. Fanno presto lì a cancellare pagine intere secondo convenienza politica, lo sappiamo, però nella pagina dedicata alla peste nera di Wikipedia c'è un'immagine GIF in movimento che io ho girato alla regia, che vi dà un'idea di come si sia sviluppata in base alle date. Aspettiamo che ricominci da capo e notiamo una cosa strana. Sicilia, Sardegna, Spagna. Ci sono delle aree d'Europa che rimasero sostanzialmente immuni o che non vennero praticamente toccate. A parte i Paesi Baschi, che la cosa può essere comprensibile per ragioni geografiche, per le montagne, per i Pirenei, ma il Ducato di Milano ebbe soltanto 15.000 morti. Su Milano, per esempio, aveva una popolazione che superava di gran lunga i 100.000 abitanti. Il territorio del Ducato ebbe appena 15.000 morti e la cosa venne attribuita alla lungimirante politica dei governanti di Milano che riuscirono a limitare. In realtà fecero ben poco. In realtà è un mistero, non si sa per quale motivo Milano non venne di fatto toccata. Al pari di Milano non venne toccata un'estesa area europea che corrisponde più o meno all'odierna Polonia. Anche quello fu un mistero perché non c'erano delle barriere geografiche reali. Non c'erano delle reali barriere geografiche. Questa zona molto, molto casara, diciamo, come geograficamente, diciamo, che una zona che va dall'odierna Cracovia quasi fino all'odierna Kiev, non venne di fatto colpita. Mi rendete conto? Cioè, qui la tocca piano. Sì. L'hai detta con nonchalance, ma hai detto una Nonchalance. roba tremenda. E se lo andiamo anche a paragonare, qualcuno mi ha chiesto che sintomatiche, io vi do una chiave interpretativa alla facciamo finta che. Supponiamo che fossero radiazioni, si possono controllare. Se determinati sintomi sono riconducibili sia a quello di cui stai parlando tu,
che alle radiazioni. Io posso escludere delle parti, perché non rischio di rimanere coinvolto in un qualcosa, no? Anche lì, quando giocano con determinate cose, anche, sì, ricordate gli Elohim, quando provavano determinate armi e poi le nubi tossiche, i fumi che si spostavano coi venti, rischiavano per farli fuori perché avevano calcolato male, no? Insomma, chi fa queste cose deve fare molta attenzione a non finirci in mezzo. Ora, comunque, senza stare a fantasticare troppo, non abbiamo tutte le risposte e non è mai stato appurato come mai alcune aree europee furono di fatto immuni dal contagio. Fra l'altro, Milano venne di fatto scansata a pie pari da questa peste, mentre nel 600 l'epicentro della peste seicentesca, quella narrataci dal Manzoni nei Promessi Sposi, che fu molto più circoscritta, intendiamoci, non arrivò in tutta Europa, fu proprio Milano. Cioè Milano, che era stata risparmiata nel 300, divenne l'epicentro del, un po' come Codogno, no? Divenne l'epicentro da cui partì la peste del 600. Ora, ma a parte questo, Milano, Brescia, Bergamo, insomma, quella area lì. Ma a parte questo, volevo sottolineare questa questione. A parte il serrato scambio di informazioni e analisi di dati che c'è stato fra me e Matteo Martini già dall'inizio del 2020, ma il vero motore trainante, una delle principali motivazioni che hanno portato alla stesura e alla pubblicazione del libro Operazione Corona, colpo di Stato globale, è stato un articolo che l'amico Andrea Cecchi, che è un economista, un operatore bancario, pubblicò sul suo blog. Questo articolo, che poi è diventato uno dei capitoli fondamentali di Operazione Corona... Attenzione alle parole che usi. Sì, lo so, ma sono avvezzo. Ve lo faccio vedere. Tutto è collegato, il virus giusto al momento giusto. Andrea Cecchi, facendo un'analisi squisitamente economica, ha dimostrato, con dati alla mano, che anche se non ci fosse stato, sarebbe stato necessario inventarselo, questo C, chiamiamolo C puntino. E perché l'economia globale nel 2019 era di fatto arrivata a un punto di non ritorno. C'era una crisi del debito. Per quanto le banche creino con molta nonchalance denaro da nulla, si era arrivati a un punto tale che non poteva più andare avanti la situazione. E si stava verificando una pesante crisi dei rapporti di compensazione tra le banche centrali. Sostanzialmente, in parole povere, l'economia globale era sul punto di collassare completamente. Ci sarebbe stata una reazione a catena e ci sarebbe stata una spinta inflattiva, una recessione terribile, un crollo delle borse, un crollo dei sistemi bancari e una spinta inflattiva che avrebbe distrutto completamente l'economia mondiale. Era necessario in tutti i modi bloccare repentinamente il sistema creditizio, bloccare l'economia, impedire alle persone di spendere, di fare debito, di acquistare, cioè bloccare la macchina per resettarla secondo altri parametri. E guarda caso poi è arrivato il lockdown. Cioè, Andrea Cecchi la spiega molto bene in questo libro. Ora io non sto a tediarvi con tutte le analisi economiche che potete trovare nel libro, che sono molto complesse, ma dice sostanzialmente che c'era la necessità assoluta e non più procrastinabile da parte delle banche e tutte le banche centrali, da parte delle massime autorità globali, del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, eccetera, 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 di demolire
il sistema economico a tappe controllate per resettarlo e rifondarlo secondo nuovi parametri. E hanno dovuto bloccare sostanzialmente l'economia per 2 anni, cosa che hanno fatto. Allo stesso modo, dopo tutta questa serie di crisi immediatamente successive, che sono inquietanti, perché io qui le ho riportate, no? Il fallimento dei Bardi e dei Peruzzi, la crisi inflattiva portata dall'aumento del costo dell'argento, la deflazione, nel 1345 comincia a piovere e non smette più fino al 1347, 2 anni di piogge improvvise che devastano completamente i raccolti e che portano crisi alimentare, le persone morivano di fame in tutta Europa. Crollo dei prezzi dei terreni agricoli, aumento esponenziale della popolazione, l'aumento demografico era alle stelle in quel momento, nella seconda metà attorno alla metà del 300 la popolazione europea toccò il picco massimo fino dai tempi dell'impero romano. Cosa successe con la peste nera? Nel giro di 3-4 anni 2/3 della popolazione europea se ne andarono a trovare gli dèi. 2/3. I dati non sono mai stati appurati con certezza, perché qui stiamo analizzando fonti dell'epoca che spesso sono discordi, ma per esempio la città di Firenze, che fu una delle più colpite, perse 4/5 degli abitanti. Se il Ducato di Milano perse a malapena 15.000 persone a fronte di circa 150.000, quindi un decimo, a Firenze uccise 4/5 degli abitanti. E questa pestilenza provocò un mutamento profondo proprio nella società dell'epoca, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, che non fu più possibile mantenere non solo gli standard di vita a cui le popolazioni erano abituate, ma neanche i modelli culturali che avevano caratterizzato tutto il 1200, la prima metà del 300. E la società intera venne ristrutturata da cima a fondo. Intere aree europee vennero spopolate, intere città si spopolarono e non vennero più riabitate, più ricostruite, caddero in rovina, interi villaggi sparirono. Le corporazioni, era molto corporativa l'economia europea, le corporazioni soprattutto di edilizie che prima non accettavano nuovi membri, che erano molto chiuse, si videro nella necessità poi di assumere personale, di accettare i nuovi membri operativi. E ci fu un crollo dei prezzi dei terreni e conseguentemente l'economia rinacque sotto altre forme. Fu una vera rivoluzione industriale quella che seguì questa peste, perché nacque il prototipo dell'industria moderna. Fu una vera e propria rivoluzione industriale ante litteram, non molto dissimile da quella che poi si sviluppò nel 600-700, perché nacquero le grandi manifatture. Prima l'industria tessile, per esempio, era limitata a piccole ditte, piccole società a gestione familiare. Cominciarono a nascere le fabbriche, cominciarono a nascere le grandi manifatture. Con la tecnica nacquero nuove apparecchiature che favorirono la produzione. Questo depopolamento, perché ci fu un depopolamento pazzesco, quasi 2/3 dei cittadini d'Europa sparirono, portò i sopravvissuti e soprattutto le élite dei sopravvissuti, i vertici della politica, i vertici dell'economia, che si erano già sostituiti sotto traccia allo strapotere dei Bardi e dei Peruzzi, li portò ad arricchirsi a dismisura. E
da una situazione che era di sovrappopolamento, recessione e inflazione incontrollabile, ci fu di nuovo un boom economico pazzesco. Tutta la seconda metà del 300 fu caratterizzata da una crescita economica senza precedenti, che portò un'enorme ricchezza, che portò a una ripresa dell'agricoltura sotto altri parametri, parametri diversi, anche perché era cambiato il clima. Ci fu anche un mutamento climatico. Oggi si punta il dito contro il riscaldamento globale, quando in realtà stiamo andando verso una piccola era glaciale. Se lo dicono Rubbia e Zichichi, ormai vengono tacciati di complottismo, cioè mi viene veramente da ridere. Lo dicono i più grandi scienziati del mondo, stiamo andando verso una piccola era glaciale, verso un'epoca fredda, e ci sono ancora dimenticati che parlano di riscaldamento globale. E si sa, purtroppo la travisazione della realtà a volte è pazzesca. Però anche all'epoca, finito questo periodo caldo medievale, finito repentinamente, guarda caso in concomitanza col fallimento dei bandi dei Peruzzi e con la peste arrivata 2 anni dopo, iniziò la piccola era glaciale medioevale. Una piccola era glaciale che andò avanti fino alla prima metà del 400. Ci furono 70-80 anni di freddo, di clima freddo, con estati che in realtà erano delle primavere o degli autunni. E fu un periodo in cui i grandi fiumi gelarono, la gente faceva mercati, faceva fiere sopra la Senna, sopra il Tamigi. Freddo, freddo. Quindi cambiarono i raccolti, cambiò il tipo di genere agricolo coltivato. Ci fu una rivoluzione agraria che permise però la rinascita dell'economia sotto altre forme. Quindi fu un vero e proprio reset quello del 300, un reset a tappe, un reset a tappe controllate. Avete presente la demolizione controllata di un edificio? Ta, 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 segue degli schemi. Questo reset è partito dalla soppressione dell'ordine del tempio ed è arrivato fino alla peste nera. Tutto nel giro di un cinquantennio. Il collasso dell'economia europea è cominciato con la soppressione dei templari perché ne detenevano il monopolio, poi siamo arrivati ai bandi Peruzzi, al loro fallimento. Tutta questa concatenazione, caratterizzata casualmente, poi niente a caso, da scompensi di natura climatica ambientale, piogge, carestie, alluvioni. Posso Era chiederti, glaciale. faccio un riferimento, sempre alla facciamo finta che. Supponiamo la classica domanda, e vedo anche qualcuno l'ha fatta anche in chat, poi arriveremo anche a voi, ma qualcuno ha proprio scritto: comincio a credere che allora nelle regie ci siano esattamente loro. Eccolo qua, guarda, prendo proprio il commento di Andrea. Io inizio a credere che davvero ci siano dietro ancora gli Anunnaki, Enki, Enlil in lotta, destra e sinistra, occidente, oriente, eccetera. E ti voglio dare un altro spunto di riflessione. Se non loro in prima persona, le istruzioni lasciate da loro. Quindi chi detiene le redini è come se il padrone di casa lascia le istruzioni e dice: guarda, ciclicamente accade questo, quando sta per cambiare il clima, quando si sta per arrivare a queste situazioni, mi raccomando, riduci, anziché dire spegni il gas e chiudi tutto, riduci la popolazione, fai crollare l'economia, mettici anche in qualcosa che sembri in qualche modo sanitario. Ecco, di queste istruzioni ovviamente non mancano poi anche le guerre, ma oltre ai reset, vabbè, vediamo se sto litigando con la luce, scusatemi, oltre ai reset dal punto di vista demografico, quello che bisogna in qualche modo notare è proprio quello economico. La Quindi, voglio. ristrutturazione economica.
vogliono evitare che le classi emergenti, medio e medio-piccole, possano col tempo consolidare e arrivare a sfidare, perché dall'indipendenza economica ne deriva anche la libertà. Un popolo che sta bene economicamente non lo controlli e non lo obblighi a lavorare per tre quarti del tempo facendo una vita da schiavi senza catene. Se non gli metti il debito e se non gli metti uno stipendio di cui tutto lo stipendio stesso è collegato a debiti che piano piano deve ripagare, questo pur di non mancare un mese lo stipendio è disposto a fare tutto. Ogni riferimento non è puramente casuale, perché vedete che anche questo è un fattore, in qualche modo, vediamo se sono riuscito, ok, dovrebbe reggere l'illuminazione, anche questo è un fattore che risuona molto la Deagle, no? Quindi quando tu dicevi tre quarti, quattro quinti, sì. Deagle.com, lo abbiamo anche annunciato, però vogliamo in qualche modo sperare che, tolti i casi di nessuna correlazione, in questo caso siamo di fronte anche a un probabile cambio di paradigma e di controllo dall'occidentale centrico al multipolare, ecco. Quindi in qualche modo siamo in fase in cui, come abbiamo sempre detto, il dollaro è praticamente andato, l'euro è andato, sta solo a loro capire fino a che punto chi detiene i numeri, e anche lì l'ho ricordato spesso come film quando ne parlo, andate a vedere, anzi cercatevi The Big Short, la grande scommessa, dove vi fanno vedere che determinati signori riescono a proseguire e a non dichiarare un fallimento finché non decidono che è ora di dichiararlo. E riescono in qualche modo a contenerne un po' gli elementi, qualche piccola demolizione controllata è necessario, ma in qualche modo il sistema regge, di solito a questo punto arriva, e quindi se ne può uscire, sì, sapendolo. Quindi conoscendo il piano. La coincidenza pazzesca, a parte tutto questo concatenarsi di eventi che veramente sembra avere poco di casuale, è che la peste è arrivata puntuale 2 anni dopo il fallimento di questi due enormi colossi finanziari, in un momento in cui la produzione agricola, in seguito ai mutamenti climatici, alle carestie strane carestie, strani mutamenti climatici repentini, non riusciva più a soddisfare le crescenti esigenze della sovrappopolazione. Quindi sembra che qualcuno o qualcosa abbia deciso di sfoltire una popolazione in sovrannumero e fare di conseguenza ripartire l'economia. Io non voglio azzardare ipotesi, non voglio identificare responsabili. Si sa, il mondo è sempre stato controllato da alte sfere e potremmo ragionare parecchio su questo. Non voglio sbilanciarmi stasera. La domanda prima parlava di Enki, Anunnaki. Ora io non è che pensi che ci siano gli Anunnaki qui ancora a gestire le sorti di questo mondo, almeno non la vedo così, ma se non ci sono loro ci sono altri. Come oggi dietro le quinte della politica certi governi sono direttamente controllati da realtà provenienti dall'esterno, da attori terzi, li definirebbe Viglino, e anche all'epoca lo erano. E tutti i governi terrestri hanno sempre trattato con certe realtà, lo facevano i faraoni in Egitto e non vedo perché non dovevano farlo anche nell'alto medioevo o nel 300. Quindi sicuramente i poteri politici ed economici del tempo, principalmente quelli europei che gestivano le sorti di buona parte del mondo, erano in posizione di sudditanza nei confronti di forze superiori. È evidente. Poi lascio a voi le ipotesi, lascio a voi le conclusioni, ma sembra che veramente qualcuno abbia deciso come di resettare l'intera società di quei tempi e ci sia riuscito. E non è stata né la prima e nell'ultima, però avendo documentazione di quella, questa sera abbiamo parlato di quella affinché si possa prevenire questa. Quindi anche qui tutto serve, perché una persona informata è una persona a cui è stato dato uno scudo di difesa. Poi sta a ognuno dei nostri ascoltatori, grazie di cuore anche da Danè o Dani, riuscire a elaborare quanto detto per
trovarne un giovamento per esserne più sicuri, per essere più centrati, mantenendo la calma, progettando bene le proprie mosse, ma come una partita a scacchi, lo diciamo, è una maratona, quindi niente scatti, niente mosse improvvise, bisogna prepararsi ad una partita a scacchi o ad una maratona molto 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 lunga, quindi di logoramento. Pianifichiamo bene, ci facciamo forza l'un con l'altro, ci facciamo compagnia, facciamo i gruppi, ci conosciamo, andiamo in giro per l'Italia, cerchiamo di fare rete, cerchiamo di fare squadra, cerchiamo di portare queste sinergie anche su altri social e poi al di fuori di tutti i social, perché uniti si vince. E lo vediamo che queste sono le istruzioni. Però rispetto alla storia che ci ha raccontato Nicola, qua c'è anche un po' una sorta di Cassandra, qualcuno che sta avvisando e che infatti la loro propaganda dura sempre meno. Tra i vari sondaggi, tra quello che stanno raccontando, il gruppo Jedi è in vendita, alla 7 non sono arrivati gli stipendi, la debacle anche al di là di quello che vogliono lasciare intendere del fallimento, del flop di chi deve andare al PD, di chi a fare le primarie, di chi deve andare alle urne, insomma non funziona, ragion per cui c'è, insomma, chi muove i fili sta pensando di cambiare di nuovo tutti i burattini. Quindi quando il popolo sa, ormai ogni cosa che viene detto è no. Quindi io non perdono, io non dimentico. Ti ripasso la palla e poi alla fine ricordo anche gli appuntamenti, perché secondo me solo su una cosa bisogna avere fretta. Portare questo che stiamo facendo, di cui vi voglio ringraziare, perché solo in diretta 2.400 persone, solo in diretta. Pensate a tutte le migliaia e migliaia che verranno anche dopo. Noi dobbiamo portare queste sinergie al di fuori e non lasciarle solo su YouTube, perché è questo l'importante: riuscire a capire che i numeri sono persone, le persone si possono conoscere sì, con noi, conoscere fra di loro, fare rete, fare squadra. Ognuna di queste 2.400 persone è sopravvissuta al più grande tentativo di lavaggio del cervello di dimensioni mediatiche come non si vedeva da secoli, e hanno resistito. Li hanno voluti far passare per pecore nere e hanno resistito, li hanno attaccati da parte di lavoro, amici, familiari, nuclei familiari stretti, ma hanno resistito e oggi sono con noi. Quindi di questo veramente una bella cascata di om in chat, che è come se ci facessimo un abbraccio tutti con tutti di questo 2.400. Nicola, te. Sì, questa sera, a differenza di altre puntate, come ho detto nel discorso d'apertura, non ho fornito tante risposte. Ho contribuito a formulare domande, ho contribuito ad avanzare degli interrogativi di fronte a una situazione che è quantomeno dubbia e che ci deve far riflettere. E ci sono tanti proverbi, no, che parlano delle coincidenze, no? Ma quando cominciano ad essercene una, due, tre, quattro, cinque consecutive, tutte insieme, diventa veramente difficile credere alla casualità. Ed è evidente che ci sia stata, parliamoci chiaro, una regia. E risposte io non ne ho. Io sono arrivato a queste conclusioni frammentarie semplicemente confrontando i dati, rendendomi conto della concatenazione degli eventi, una concatenazione che è partita dalla soppressione dell'ordine del tempio fino ad arrivare al reset della peste, neanche un quarantennio dopo. E cerchiamo di, è una pagina questa che è stata poco approfondita dagli storici. Tanti storici, fra cui Barbero, spesso hanno parlato della peste, ma ne hanno parlato da un punto di vista sociale, hanno parlato di come le persone si comportavano, hanno parlato del Decamerone del Boccaccio, che è emblematico della situazione, perché il Decamerone narra di alcuni giovani fiorentini che per fuggire dalla città, dalla pestilenza che dilagava in città, se ne vanno in una villa in campagna e lì si raccontano delle storie. È un testo emblematico di quel tempo, ma tutti ne hanno parlato dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, ma nessuno vuole unire i puntini, nessuno vuole creare i collegamenti
Nessuno vuole capire che tutto è collegato e che c'è sempre l'economia di mezzo, c'è sempre il denaro di mezzo. Denaro collegato a che cosa? Alla demografia e all'alterazione climatica. Bravo, il denaro come un mezzo, non come un fine, perché se c'è ancora qualcuno che dice hanno fatto questa pantomima per i soldi, no, loro i soldi li creano con un click, l'hanno sì. fatto per ben altro, usano anche i soldi, anche. Ma i soldi non sono il fine. Ed è per questo che anche in quei trattati lì non c'è il segreto economico, c'è il segreto militare sui messaggi che si scambiavano la von der Leyen con Burla, c'è il segreto militare e non vengono fuori. Di questo io veramente ci tengo sempre a sottolinearlo. Se 2400 persone mandano il link anche solo ad un amico che sanno essere interessati, condividendolo sul proprio profilo Facebook, un pezzettino che vi ha colpito o tutta la puntata, ma caricatelo proprio anche, se volete, nativo anche sulle vostre piattaforme, mandatelo su Telegram. Insomma, bisogna riunire questa ondata di persone che hanno capito, perché siamo in tanti, è giusto dirlo. Ognuno può avere le proprie opinioni e divergenze su qualche tematica, ma su quelle principali siamo tanti, e quindi è anche ora che in qualche modo ci si possa riunire. E a tal proposito, guarda, ne approfitto, se Mesbet, prima di lasciarti la conclusione, se Mesbet mi fa vedere la schermata sulle conferenze, perché per noi è un grande sforzo il vero logistico, sì. Però ci tengo a questo. Ora l'11 e 12 marzo siamo sold out, abbiamo riaperto con una sala più grande, quindi ci sono altri 50 posti per il 18 marzo a Modena, proprio con Nicola, con Landi e con tanti amici che ci verranno a trovare. Il 15 aprile a Vicenza sono già aperte le prenotazioni, c'è un numero che adesso vi daremo, il 14 maggio a Torino sono già aperte le prenotazioni, sul resto poi... quindi per ora sono aperte le prenotazioni quella fino al 14 maggio, sul resto ci stiamo lavorando, 2, 3, 4 giugno, 3 giorni con conferenza a Cagliari, il 21 ottobre ovviamente lo diciamo per tempo, ma è il compleanno che per chi ha assistito agli altri sa più o meno come si svolge, ma sempre nuovi amici spero potranno arrivare. Stiamo lavorando su Roma per fine giugno. Questo sforzo immane anche a livello logistico, noi lo facciamo proprio perché le persone si conoscano fra di loro, facciano rete, ognuno ha i propri prodotti, ognuno ha le proprie idee, ognuno ha le proprie conclusioni, e perché dobbiamo, come diceva Nicola, unire i puntini ed essere pronti ad andare avanti laddove qualcuno decidesse con un tasto di spegnere questo canale YouTube. Abbiamo comunque l'altro, il canale Gianluca Lamberti, se ti va facciamolo vedere, perché è lì che fra l'altro il martedì, il giovedì e il sabato non saltiamo un giorno, e proprio con Nicola, con Tom, ci vediamo anche al giovedì, canale Gianluca Lamberti, iscrivetevi anche a quello, se ti fa Mesbi lo facciamo anche vedere, visto che siamo anche in tanti, se no non importa, tanto Gianluca Lamberti lo trovate, vi metto delle faccine così vedete anche, metto tre om in chat così chi vuole lo sa, commentate la puntata e lo andiamo anche a vedere. Penso che Mesbed abbia perso non mi riesce forse a sentire, ma non importa. E allora ti lascio la comunicazione finale a te, Nicola. Ma il finale è questo. Continuate a farvi domande. Perché se ve ne fate le domande, se ve ne fate tante, qualche risposta alla fine vi arriva. Unite i puntini. È una buona regola. E soprattutto non credete a tutto quello che vi dicono. Ragionate con la vostra testa. Io faccio sempre questa raccomandazione. Io non ho la verità in tasca, ma anche io mi faccio tante domande. Studio, analizzo, confronto i dati e cerchiamo di essere consapevoli, di raggiungere un minimo di consapevolezza, perché la consapevolezza oggi è una difesa, è un'arma di difesa micidiale ed è molto temuta dal sistema, dai gestori, dalla Matrix, come li chiamo io. Vi voglio dare anche un'anteprima, domani si parla insieme a Tea Crudi dei maestri dell'Himalaya e di esseri multidimensionali. Martedì con il Gianluca Lamberti Show tratteremo l'ampia tematica di Maurizio Costanzo
poi il mercoledì sempre su Facciamo Finta, ecco, questo Facciamo Finta che la puntata di domani vi aspettiamo sempre alle 21:30. Poi c'è il canale Gianluca Lamberti in cui il giovedì torna a Base Terra insieme a Tom Bosco che sta riscuotendo di settimana in settimana sempre più consensi ed è molto attesa. Quindi anche lì voglio veramente ringraziarti pubblicamente perché so che avevi pochissimo tempo e io ho deciso di darti un aumento di lavoro perché oltre alla domenica anche il giovedì ti abbiamo rapito togliendo tempo alle tue professioni, ai tuoi affetti, alla famiglia. Quindi grazie di cuore Nicola, sei veramente un guerriero che non molla un colpo. Ecco, questo è il canale Gianluca Lamberti e vedete come ci siano nelle puntate dal vivo anche l'editoriale del sabato, 9 anni di guerra. L'editoriale che ho fatto questo sabato, che ho visto dai commenti che vi è piaciuto, anzi, io vado sempre a vedere i commenti, quindi feedback, purché siano costruttivi, accetto sempre anche le critiche, rispondo. Il martedì Gianluca Lamberti Show e il giovedì Base Terra, che è un refound dell'orizzonte degli eventi. E per i nostalgici, abbiamo proprio fatto una puntata reunion con Nick, Tom e Matt, che hai citato anche stasera, e poi tornerà a trovarci anche in altre puntate. Nicola, i tuoi appuntamenti, che cosa hai in uscita? Ma è in uscita tante cose. Seguite il sito dell'edizione Aurora Boreale perché c'è una grande produzione di testi scomodi, di testi che fanno riflettere. Ma ce n'è uno che vorrei raccomandarvi. Non è un testo molto conosciuto, ma è molto importante. Piero Martinetti è stato uno dei più, a mio parere, più interessanti filosofi del Novecento. Lui è morto nel 1943, era piemontese. E Piero Martinetti era un grande animalista, oltre che un meraviglioso filosofo. Era un vero animalista nel senso pieno del termine. Lui era un platonico e si rifaceva alle opere di Porfirio. E ha scritto un libro che secondo me è il primo vero libro animalista del Novecento, La psiche degli animali, Piero Martinetti. Un libro dove veramente lui dimostra filosoficamente come gli animali abbiano un'anima, come siano i nostri fratelli, come debbano essere rispettati. È un libro bellissimo che veramente se lo leggerete vedrete gli animali sotto un altro punto di vista. Bellissimo spunto anche per una puntata insieme. Allora, visto che prima ho citato un numero, salvate il numero per gli eventi, che è questo qui, 388-4469-845. Solo a chi ha prenotato sveliamo dove siamo. Anche questo è indice del livello di libertà a cui siamo. Vedete che vi do solo le città? E perché solo ai prenotati diciamo dove siamo. Quindi anche questo, quando mandate un messaggio WhatsApp o SMS, se riuscite non chiamate perché siete tanti e soprattutto anche Monica che vi risponde, altrimenti impazzisce a stare dietro a tutto. Fra l'altro il messaggio rimane, quindi SMS, WhatsApp, indicando la città che preferite per venirci a trovare. Le rimettiamo ancora la grafica, le prossime disponibili sono sicuramente Modena il 18 marzo, 15 aprile in Vicenza, 14 maggio Torino. Grazie di cuore a chi potrà intervenire. Questa è quella insieme a Landi e Nicola, proprio di 18 marzo a Modena. Ovviamente facciamo finta che è Gianluca Lamberti su Facebook, Instagram, su Telegram. Cercate il canale Telegram e lì mettiamo ovviamente tutto. Poi pian piano diamo le comunicazioni. Nicola, sapete dove trovarlo. E ne vedremo delle belle. Stiamo lavorando anche con qualcosa con Nicola, di cui prima o poi vi sveleremo, ma di tutto ciò, di tutto questo, ne uscirà anche qualcosa molto presto. Grazie di cuore, Nicola, pubblicamente. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Anche perché poi so che arrivano dimostrazioni d'affetto anche da gente che non riesce o che non vuole stare su internet, ma poi ci spediscono regali, pensieri, poesie, Grazie. giocattoli per le bimbe, quindi grazie di cuore veramente per tutte le manifestazioni d'affetto. Promo, durante il quale il nostro Mesbi selezionerà alcuni dei vostri messaggi per ringraziarvi tutti. Vi aspetto domani, 21:30, sempre qui su Facciamo Finta che. Grazie di cuore. Come scrisse George Orwell,
Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.